Bene, allora eccoci su un nuovo video dove voglio farvi vedere l'applicazione della generazione delle normal map usando il modificatore multires. Abbiamo visto già in passato che per fare normal map occorre avere un modello ad alta definizione e un modello a bassa definizione. Non sempre però è possibile trasformare un modello ad alta risoluzione in un modello a bassa risoluzione perché bisognerebbe fare decimate, insomma queste cose qua. E il multires invece ci aiuta a risolvere questo problema senza dover decimare perché fa un'autodecimazione mentre si fa la modellazione. Quindi il primo esempio che facciamo lo facciamo da zero su un cubo semplice, quindi ci prendiamo un cubo e ci avviciniamo un secondo e proviamo ad aggiungerci questo benedetto modificatore che si chiama Multi Resolution. Okay? Quindi Multi Resolution, rimaniamo in Object Mode, facciamo una suddivisione molto elevata perché tanto poi sappiamo che possiamo, quindi 7 direi che va benissimo. Allora, una volta che abbiamo la risoluzione a 7 della Multi Resoluzione, possiamo dunque. Cosa serve il multires fondamentalmente? Serve per poter scolpire il nostro oggetto. Quindi lo possiamo scolpire andando al livello di risoluzione che vogliamo. Quindi, tanto per dire, adesso qui facciamo uno sculpt a livello 7, quindi possiamo fare degli effetti molto precisi, ma se noi diciamo di scolpire un livello più basso, per esempio. E lo vediamo qui, andiamo in Sculpted Mode, vedete che man mano che abbasso il livello la figura appare con meno vertici, quindi è già autodecimata. Però qual è il vantaggio? Che noi possiamo usare per esempio il grab e poi prendere delle parti del nostro, vedete, e allargare come se fossero dei vertici normali. Quindi ad esempio qui possiamo modificare la struttura di questa sfera in modo tale che possa assomigliare a qualcosa d'altro. Non so, per esempio un uovo, poi potete modellare come una scarpa. Insomma, potete fare queste cose qua. Man mano che invece aumentate il livello di sculpt, vedete, potete aggiungere dei particolari perché vengono aggiunti dei vertici. Quindi, ad esempio, se noi arriviamo a questo livello, possiamo prendere un vertice qua e ottenere, praticamente, modellare un po' più precisamente una certa zona, no? E quindi ottenere praticamente delle rientranze. Adesso qui lo sculpted è una scienza molto, molto importante, comunque potete fargli, insomma, questi effetti, degli effetti. E poi finalmente andiamo al livello di scultura più alta, che è la 7. E a livello di scultura più alta possiamo, vedete che è già un po' lavorato così, possiamo prendere questo che fa delle bande e possiamo scriverci sopra. Quindi possiamo. Adesso questo qui forse è un pochino troppo alto. Vedete, si alza troppo, quindi non va bene. Facciamo Ctrl Z. Facciamo la strength, lo facciamo un po' più basso. Se vogliamo fare un effetto di normal map, non possiamo essere troppo. Vedete, questo qui 0,1 è forse leggermente troppo poco. Gli mettiamo 0,3, proviamo a vedere. 0,3. Ecco, vedete che genera. E scriviamo, qui è già un pochino esagerato, però era solo per farvi vedere che sto facendo una figura con delle cose che escono. Andiamo in Object Mode, qui mettiamo i smooth così si vede un pochino meglio. Ora proviamo a vedere se riusciamo a rendere questo uovo di Pasqua, insomma, in un certo modo. Però innanzitutto, allora, essendo in Object Mode, la preview possiamo metterla, vedete che l'abbasso al valore minimo. E qui andiamo per dire 2, 1, 1 non va bene, 2 livello minimo,
Tendenzialmente forse 3 sarebbe il livello giusto, ma noi lo facciamo a livello 2. Quindi vogliamo fare praticamente questo. Ok? Quindi per fare questo cosa facciamo? Innanzitutto prendiamo questo cubo che abbiamo fatto e gli facciamo gli facciamo la UV map, ci deve essere una UV map. Quindi facciamo la UV map. Andiamo nel UV Image Editor qua, andiamo in Edit Mode di questo oggetto, possiamo fare anche la UV Map più banale, 5, ok qua, andiamo a selezionare gli spigoli e facciamo questo, dunque vediamo, quindi selezioniamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 tagli e poi andiamo qui nella UV e facciamo un mark sim, facciamo A, U, unwrap. Ecco, vedete, questo è l'unwrap, diciamo classico, ed è ottenuto semplicemente, vedete, tagliando su un prima praticamente ho tagliato qua e allungato qua e poi ho allungato tutti gli altri lati fino in fondo o viceversa. Okay? Quindi abbiamo questa UV map. È molto semplice e la vediamo anche qui. UV map si chiama UV map. Ora su questa UV map il trucco è di mettere, mentre si è in edit mode, subito l'image, new image. Ah, notate che tutto questo lavoro poi lo faremo in Blender Render e non in Cycles, perché il normal map delle multirese non è ancora abilitato dal Cycle, speriamo nelle prossime versioni. Okay? Quindi facciamo una nuova immagine, eccola qua, facciamo normal map, togliamo l'alfa se c'è già, okay? E quindi poi ci aspettiamo che venga dipinto qua il nostro oggetto. Allora, per fare la normal map, quello che c'è bisogno di fare, allora innanzitutto qui andiamo importantissimo in object mode. Questo, che vedete che viene l'uovo a bassa risoluzione, 98 vertici, avevamo già fatto lo smooth e cos'altro? Dunque, qui avevamo il nostro multires che vedete aveva la preview a 2. È importantissimo questa preview perché è quella su cui farà il backing il nostro oggetto di backing, lo strumento di backing, cioè prenderà lo sculpt di 7 e lo automaticamente genererà normal map sulla multiresa 2. Quindi andiamo qui per fare il baking. Ecco, bake. Perfetto. E qui invece di fare il full render facciamo le normali. E vedete che abbiamo a questo punto il bake from multires, importantissimo. E se tutto è andato bene, facendo il bake, qui dovrebbe comparire il bake. E infatti vedete che è comparso, cioè quindi sono comparse praticamente il pezzo di sal qui che si vede e di cui verrà fatto il backing. Ora, per lavorare bene su questo oggetto, avendo fatto questa cosa qua, occorre applicare il modificatore. Quindi andiamo sul modificatore, eccolo qua. Facciamo applica il modificatore, avendo la preview questo. Facendo l'applica del modificatore, vedete che il modificatore adesso lo fa vedere co così, cioè con l'ovetto che abbiamo scolpito. Io faccio schifo a scolpire, quindi questo scolpimento è delle balle, però l'idea è che a questo punto, ecco, se non applicate quel modificatore, con tutti i vertici che avevamo, diventa poi difficile vedere bene questa cosa. Ora, per capire un attimo qual è l'effetto, avere una specie di preview della nostra normal map qui in Blender, tra l'altro questa qui la potete salvare e poi portarla in Second Life, è già buona in teoria, dovete facciamo il trucco che abbiamo visto, che è quello di vederlo direttamente in Allora, andiamo in Object Mode, andiamo in Shading, GLSL,
texture solid. Ok, allora vedete che adesso il texture solid lo fa vedere colorato, che non è proprio quello che ci interessa, perché noi vogliamo vedere il rilievo, l'effetto del rilievo. Per vedere questo, avendo selezionato l'oggetto, andiamo sul materiale, sull'immagine, e l'immagine, applichiamo l'immagine image or movie, gli mettiamo la nostra normal map, ci accertiamo. Qui siamo ancora in Blender Internal, quindi ci accertiamo che sia mappata in questo modo, senza nodi, non ce n'è bisogno, UV map, e poi togliamo l'influenza sul colore e la mettiamo sulla geometria. Okay? Avendola messa sulla geometria, quindi adesso dovrebbe vedersi facendo tipo l'F5. Quindi se noi facciamo F5, no, F12, scusate, F12 di questo oggetto, vedete che si vede anche se avevamo già visto, facciamo rendered, abbiamo già visto che si vede un po' maluccio, però vedete che c'è un effetto anche di luce che non va bene. Quindi andiamo in visione solida, normale questa, trasportiamo questa luce e la mettiamo EMI, che dovrebbe vedersi un pochino meglio, torniamo in rendered. Ecco, vedete che c'è un po' di difetti. Questi sono solo dei difetti di visualizzazione, questo difetto qua. In teoria dovrebbe andare via andando a impostare questa cosa importante che in uno dei miei video l'ho fatto vedere. Image sampling deve essere normal map, ok? Altrimenti qui sembra una schifezza. Allora vedete che è venuto effettivamente il rilievo. La mia cosa. Se volete accentuare il rilievo, qui però in realtà questo qui, vedete innanzitutto avete questa visione del normal map che comunque rimane, se lo vedete in il profilo, rimane a bassa risoluzione, ma la sensazione è che dentro ci sia insomma la mia rilievo. Vedete che l'avevo fatto molto più alto, ma lui lo fa, diciamo, come può, quindi lo fa molto più basso rispetto a come l'ho fatto, perché il normal map non possono fare miracoli, cioè non possono aumentarsi molto sulla cosa. Però diciamo questo è il nostro effetto che vogliamo ottenere. Boh, quest'ultimo pezzo, la visualizzazione col GLSL, è facoltativa. In realtà voi potete andare direttamente in Second Life e importarvi l'oggetto questo, quindi selezionate il vostro oggetto questo, fate il solito trucco di fare l'export con l'ADA e il con l'ADA gli mettete lo static e potete cavarvi avere il vostro con l'ADA oggetto. E credo che con questo sia tutto. Adesso il prossimo video che vi faccerò vedere è come ottenere lo stesso effetto però con un qualche cosa di più realistico, cioè in particolare con la statua di Apollo, che è il simbolo del gruppo di Blender Time in questi giorni. Per il momento è tutto, al prossimo.